Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Sono Graziella. Oggi prepariamo insieme le orecchiette con le cime di rape. Partiamo facendo le orecchiette. In questa ciotola ho della semola rimacinata, alla quale vado ad aggiungere, poco alla volta, un po' di acqua tiepida. Ottenuto questo composto, che deve essere molto sodo, andiamo ad impastare per qualche minuto sulla spianatoia. Dovete impastare energicamente fino ad ottenere un impasto molto liscio. Dopo una decina di minuti, questo è l'impasto che dobbiamo ottenere. Deve essere liscio e sodo, non appiccicoso. Ora, questo lo mettiamo a riposare per 10 minuti e lo ricopro con la ciotola nella quale ho impastato. Nel frattempo andiamo a mondare le cime di rapa. Queste sono le foglie più esterne che dobbiamo eliminare. Queste sono le foglie più esterne che andremo ad eliminare. Quelle più piccole invece, queste, le possiamo utilizzare per cucinarle insieme alle cime di rapa. Quindi tagliamo e mettiamo in una ciotola dove poi andremo a lavare le cime di rapa. Ora, nel caso in cui, eliminando le foglie più esterne, abbiamo un torso molto grande, pratichiamo un taglio in modo da permettere una cottura uniforme. Tagliate le cime di rapa, le andiamo a lavare con acqua corrente. Una volta riposato l'impasto, ho ricavato dei filoncini e quindi faccio le orecchiette. Prendete un pezzettino, strascinate e avete ottenuto l'orecchietta. Ve ne faccio vedere un altro paio e poi io continuo a fare le orecchiette e poi le andiamo a cucinare insieme. Una volta fatte le orecchiette, le andiamo a cucinare. Ora andiamo a cuocere le orecchiette con le cime di rapa. Quando l'acqua bolle, aggiungiamo il sale. E quindi le cime di rapa, già lavate. Nel frattempo sto tostando in una padella del pan grattato con dell'olio che utilizzeremo poi per condire le orecchiette. Mentre in quest'altra padella ho aggiunto già un'acciuga, perché a me non piace, quindi ne ho aggiunta una sola, due spicchi di aglio e se vi piace aggiungete anche del peperoncino. Facciamo sciogliere delicatamente l'acciuga e facciamo rosolare l'aglio. Il pane si è ben tostato, come vedete. Spegniamo e mettiamo da parte in una ciotola. Una volta cotte le cime di rape, le alziamo, le scoliamo e le adagiamo nell'olio. E adesso nella stessa acqua di cottura andiamo a cuocere le orecchiette. Nel frattempo facciamo insaporire le cime di rapa nell'olio nel quale abbiamo soffritto l'aglio e l'acciuga.
E quindi caliamo le orecchiette, che essendo fresche appena fatte ci metteranno pochissimo a cuocere. Aggiungiamo le orecchiette alle cime di rapa. Facciamo insaporire. Per qualche minuto. Ci siamo quasi. Andiamo a impiattare. Pronte le orecchiette, andiamo a impiattare. E condiamo con il pan grattato. Ed eccole qua. Ciao a tutti e grazie per avermi seguito. Alla prossima video ricetta. Ciao!